Ciao ragazze e ragazzi, sono tornato! Allora, innanzitutto ho da farvi una bella ramanzina, ragazzi, perché io sono scomparso ad agosto dicendo ora vado in vacanza qualche settimana, la gente avrà così paura di non ritrovarmi più che si iscriveranno in massa sul mio canale, io tornerò che avrò mezzo milione di follower, di iscritti. E invece no, e no, e no, siamo sempre gli stessi, ragazzi, quindi rinnovo l'invito anche solo per questo video inaspettato ad iscrivervi al mio canale. Mi raccomando, perché se no a settembre gnò, sparisco, vado a fare la commessa, ok? Ma a parte le scenate napoletane a cui vi ho abituato, eccomi con un video inaspettato, perché non era in programma. E infatti non ritornerò puntualmente 3 volte 4 a settimana con i video fino a settembre. Però, siccome ho registrato ieri questo video, ho detto c'è la data, c'è tutto, non lo posso poi mettere a settembre perché se no passano troppi giorni. Fatto sta che oggi vi faccio vedere io come ho vissuto la giornata passando 24 ore senza l'uso della tecnologia. Sono sparito dai social, non ho guardato TV, non ho acceso il telefono, non ho acceso il computer, non ho guardato Netflix, mi sono veramente annoiato e mi stavo per uccidere praticamente, ragazzi. Ma non vi voglio fare spoiler, vi lascio con le mie ultime 24 ore passate come un clochard. PS, se vi piace questa tipologia di video, ovviamente mettete like e mettete like a questo video anche solo perché così avete rivisto il mio faccione, come potete vedere, pieno di brufoli e anche molto affaticato e stanco. Queste vacanze mi hanno fatto ancora peggio, ragazzi, ma lo sapete il periodo che sto passando. E quindi one like, one pray for Issima 91. Allora ragazzi, 19 agosto, 14:48, quindi facciamo 15, iniziano oggi le mie 24 ore senza tecnologia, quindi sblocchiamo il telefono, addio messaggi, addio tutto, e mettiamo la modalità aereo. Anzi, siccome mio padre è al mare e magari succede qualcosa mi può chiamare, leviamo intanto la connessione. Così che mi rimane solo per le chiamate in caso di emergenza. Quindi ho già messo la storia su Instagram in cui dico che sarò senza tecnologia. E possiamo iniziare. Quindi questo telefono non si userà più. Niente computer, niente televisione che è rigorosamente spenta. L'unica cosa che posso usare è il telefono con il quale sto facendo il video, perché mi sono detto userò la macchina fotografica, che è questa qua. Però ho detto, boh, se poi ho voglia di andare a fare un giro così non mi posso portare quel macchinone fotografico, quindi ho detto va bene, userò il telefono per i vlog, che è questo qui, ciao amori, che tanto è senza sim, non prende, non c'è niente, quindi lo userò solo per i video. Iniziano adesso le 24 ore torturesche, voglio morire. Allora, nel frattempo mi sono arrivati due pacchi, quelli che stavo aspettando, però mi sembrano un po' sciapiti. Boh, mi sembra strano un coso del genere. Quindi andiamoli ad aprire insieme perché voglio vedere che cosa c'è dentro. Perché, boh, come fo' con una mano? Con una mano non ce la facevo, quindi l'ho aperto così e andiamo a vedere la prima maglietta. Oh no, vabbè, adoro. Solo che perché non c'è nemmeno boh, una scatolina, non è rinforzata né nulla. Vabbè, comunque la prima maglietta ho aspettato tipo un monte di giorni per averla. Eccola, bella, l'amo, cioè è normalissima, solo che mi piaceva troppo la scritta Fottiti così in arcobaleno. L'amo, l'amo, l'amo. In realtà è da donna, quindi ho preso la L, spero che sia la L. Sì, la L, quindi mi dovrebbe stare, l'adoro, non vedo l'ora di farci le storie su Instagram. A proposito di Instagram, non mi manca. E poi qua ho fatto spese su Farfetch, dove come posso fare? È un sito dove ci sono tutte le grandi marche, no? E a regola dovrei aver comprato una maglia di Versace, però l'altra volta non era in questa scatolina piccinina così. Quindi voglio vedere se ho preso l'inculata. Sicuramente, perché
Perché? Senza scatola, senza nulla. Voi vedete che ho preso una fregatura. Questo è il coso. Cioè, la maglietta è questa, ma perché me l'hanno messa in questo sacchettino senza nemmeno il sacchetto ufficiale? I don't know. Però la maglia è vera. Poi c'è il certificato di Farfetch, che significa che è vera. C'è anche quella di Versace. L'unica cosa non capisco. Ed eccola qua, l'amo, molto normale, molto bianca, con la scritta qui Versace, la medusa, la amavo, l'amavo, l'amavo. Andiamo a vedere un attimo, fatemi vedere perché... Ok, sì, Versace, ok, made in Italy, manufactured and certified by Versace. Ah, vera è vera, ora luminosa, forse non l'hanno presa dal negozio, boh. Ok, fatto tutto. Allora, siccome non so cosa fare, sono spinto nel rifarmi tutto l'armadio, cioè prendere cose da buttare via, metterle nei vari sacchetti, nelle varie scatole, portarle via e lasciare tanto spazio perché ci deve entrare tutta quella roba lì. Oh, io voglio morire. L'altra volta ho fatto bene o male questo, ma devo finire. Iniziamo. Mi servirà. La cosa stronza è che sono abituato poi a farci le storie su Instagram, no? Per far vedere a tutti il disagio che sto vivendo. E non posso. E mi manca. E questo mi fa capire che sono malato di social. E questo mi fa capire che questo video mi è servito. O forse no. No, vabbè, raga. Ho buttato tipo tutto giù, no? Questa roba. Ho trovato le due magliette di Kendall e Kylie. Per OVS, non mi ricordavo nemmeno di averle, tipo questa Ambitioned, Kendall più Kylie, e poi questa gialla, non so nemmeno perché l'ho comprata, dove c'è scritto Kendall più Kylie, cioè, boh, che ritrovamenti storici. Questa, perché l'ho comprata, non si sa, via, questi pantaloni rossi. Ma quando me li metto? Mai. Però va bene. Questa maglietta fa cacare. Via. Questo che è? Ma da dove li trovo? Ma perché compro questi maglioni? Ma che cos'è? Ma per l'altro Tommy il figo. Forse. Questa camicia è bellina. Giù. Questa la posso usare. Mai messa. Questa che è? No, questa la odio. Ma che cos'è? Via. Questa, mai messa, col cartellino, via. Questa, Nadia Tempest, adoro. Via, mai messa nemmeno questa. Allora, direi che sono a un buon punto. Qui non so quale buttare via di roba. Queste sono le cose che mi tengo. Queste le cose in forze. Quelle me le tengo anche quelle. E per il momento mi sono fatto questo coso enorme di magliette. Qui dietro ci sono altre magliette. Come potete vedere, qui dietro ci sono altre magliette, qui dentro ci sono tutte le camicie che non uso e boh, qua ho svuotato un po' tutto, anche qui c'è rimasto qualcosa, qui c'è rimasto qualcos'altro, insomma, è ancora lunga. Non so più cosa fare, da dove partire ancora, perché boh... Sono nella merda, ragazzi, anche perché mi mancano ancora due ante di armadio e questo sarà un problema. Perché guardate che casino qui. Che cazzo è questa roba? Che cosa? E guardate qui che casino, non mi si apre nemmeno perché ho le scatole di scarpe e poi tutte le scarpe che sono qua dietro. Oh, dove metto tutta questa roba? Voglio morire, voglio morire. Ragazzi, ero lì che ho trovato dei maglioni nuovi che mai messi e ho trovato questo che è un regalo del mio primo
fidanzatino. Ma io dico, ma si può regalare una cosa del genere? Ma la vergogna, poi ci credo che ti ho lasciato. Ma che cos'è questa roba? Una merda, una merda. Fatemelo levare anche Riccardo. Poi la gente si domanda perché io ci devo fare gli story time sui miei ex. Ah, comunque, quello sono io da pizzino, mentre facevo la comunione. Guardate come sono carino. Adoro. Si vede? Ma avevo già il viso da stronzo, com'è possibile? Pur di non fare ordine nel mio armadio, mi sono flashato su questa foto. Ma ora, a parte che avevo già le occhiaie e vabbè, dei capelli orribili, ma guardate che labbro inferiore, adoro, ero bellissimo, adoro, adoro. Basta Cristiano, basta, devi buttar via tutta questa roba. È diventato più un facciamo ordine nel mio armadio piuttosto che un 24 ore senza technology. Pausa ragazzi, pausa sigaretta. Ne è passata nemmeno un'ora e già una voglia di andare a vedere Instagram che non vi potete immaginare. Guarda che è difficile, a parte che sto facendo una sudata assurda di tutti i giorni, proprio oggi che c'è tipo 40 gradi, voglio morire in tutti i modi. Sto facendo una sudata assurda a rifare l'armadio, non so più dove mettere la roba. E poi ho voglia di andare a vedere Instagram. Allora ragazzi, per il momento basta. Cosa ho fatto? Tirato fuori tutto e rimesso in ordine di magliette, colori, felpe, felpine e tute. Poi qui ci ho messo gli accessori. Qua cose da mare, qua altre magliette in più e qua tutti gli shorts. E ok, e uno fatto. Mi manca da posizionare le scarpe, ma vabbè, quello prossima volta. Qua tutte le camicie che non ho buttato via. Qua tutti i miei zaini e le giacche. E qua c'è da lavorarci, mo, che c'ho mille paia di jeans tutti qui e poi c'ho tutti quei jeans da mettere a posto. Però sono stato bravo perché tutta questa roba c'è da portare via, da buttarla via. E quindi basta. Comunque ragazzi, sono le 5 e mezzo su per giù. Ho finito, ce l'avevo più, sudato mezzo, guardate che viso, mamma, cioè mi sono venuti anche brufoli. Sono nel mio ufficio, come ben potete vedere, e penso che non mi stavo qua ad annoiare e a leggere le etichette dei vari prodotti, in questo caso Wake Derm, quello per le zanzare, da boh, da quando avevo 13 anni. Cosa fate mentre fate la cacca se non stare al telefono? Che palle di vita! Comunque raghi, ho deciso cosa fare, perché in casa non posso far nulla, non posso accendere la televisione, non posso accendere il computer, non posso guardare Netflix, non posso far nulla. Numeri di telefoni a memoria me lo ricordo, quindi non posso nemmeno chiamare al telefono fisso i miei amici. Che poi il telefono fisso, secondo voi, fa parte della tecnologia oppure no? Non lo so, comunque nel dubbio non lo uso. Fatto sta, me ne vado fuori a comprare l'auto abbronzante, se c'è, e poi a fare una bella merenda. Sto riscoprendo la vera vita. Allora ragazzi, nota per farvi vedere come sono bravo e giusto con voi. Siccome oggi è il 24 ore senza tecnologia, già tanto che prendo la macchina, ok, ma ho spento la radio perché così non ascolterò nemmeno la musica, perché la radio fa parte della tecnologia. Mi voglio proprio male. Allora ragazzi, io faccio i danni, vedete, vedete, sono tornato nel medioevo. Sono stato da Douglas, quindi questo video è diventato un 24 ore senza tecnologia, 24 ore in cui mi rifaccio l'armadio, 24 ore di video. Ah, allora, ho già fatto merenda, ho fatto tutto e adesso vi faccio vedere i miei acquisti da Douglas e poi vi dico anche i prezzi. Sono andato per prendermi l'auto abbronzante, siccome voi sapete che io al mare ci vado poco o nulla, ma comunque quest'anno ci sono stato più volte del previsto. La mia abbronzatura non tiene, zero. Io mi abbronzo, divento marroncino, diciamo, tunisino, e un giorno poi mi svanisce, mi va via. E è anche vero che l'ultima volta che sono stato all'isola d'Elba era nuvoloso, quindi ho preso pochissimo sole, quindi ho detto, sapete cosa, mi voglio comprare l'auto abbronzante. E mi sono fatto consigliare e mi ha dato la commessa questo Isle, Isle,
Islo Paradise, questo qua, e poi anche quest'altro che è la colorazione media. Me ne sono fatti dare due perché sarebbero, questo sarebbe sia per il viso sia per il corpo, ma siccome sono alto tipo 1,87 m e gli ho detto guarda, questo aggeggino mi dura una volta, quindi questo lo userò per il viso e quest'altro per il corpo. In più mi sono fatto dare anche la spugnetta, il guanto per stendere tutto a modo. E poi ragazzi, voi lo sapete, ma che fai Cristiano? Esci per comprare una cosa e ti compri solo quella? No, ovviamente. Mi sono dato alla pazza gioia, mi serviva però questa volta il profumo. Mi sono comprato Bleu de Chanel, il parfum, non lo de toilette, perché questo almeno durerà un po' di più, è un po' più peso, mi piace moltissimo, moltissimo, anche perché il mio amico Diego ce l'ha e glielo rubo sempre prima di andare a ballare o prima di uscire, e quindi ho detto sai cosa, me lo compro, e me lo sono comprato. Quanto ho speso? Ora arriva il bello. Allora, Bleu de Chanel parfum da 100 ml, 117,95 euro. Voglio morire. Poi Isle, come si dice Isle? Isle, vabbè, Isle of Paradise, quello grande. Dov'è? 25,95 euro, però c'era lo sconto del 30%, quindi mi hanno tolto 7,78 euro. E poi quest'altro costava 24,95 euro, mi hanno tolto 7,48 euro, perché anche questo era scontato del 30%. E poi l'applicatore 6,95 euro, per un totale di, rullo di tamburi, 160,54 euro. Allora, secondo voi io posso fare questi video dove ci guadagno una sega nulla e spendo 200 euro senza far nulla? È impossibile. Fortunatamente la signorina mi ha dato anche dei campioncini e lì ho detto vabbè, allora era inutile che mi compravo il profumo se me ne hai dati altri, e mi ha dato Sauvage di Dior, che è buonissimo. Io sì, grazie signore, grazie che mi hai dato quello. E poi mi ha dato il nuovo profumo di Dolce & Gabbana, che non lo conosco ma lo proverò. E poi Dior Sport, questo qua, che però non mi piace molto. Allora, quindi dobbiamo anche provare questi. Lei mi ha consigliato di fare così: stasera di fare la doccia e durante la doccia farmi uno scrub e poi mettermi una crema idratante, aspettare, dormirci, e poi domani iniziare a dare questo, perché così almeno ha più presa, vengo senza macchie, senza nulla. Quindi stasera mi toccherà farmi la doccia. La faccio sempre. Volevo dire, quindi stasera mi toccherà farmi lo scrub. E per lo scrub userò questo scrub viso e corpo rigenerante aroma d'erbe, che me l'ha dato la mia parrucchiera l'altra volta e l'ho già usato un pochino, è aperto perché l'ho usato per il viso, ma così lo userò anche per il corpo. Quindi stasera super spadaissimo 91. Tutto questo ragazzi, indovinate che ore sono? Le 6:15. Io voglio morire. Non passa più il tempo oggi. Oggi non passa il tempo. Prima crisi, ragazzi, delle ore 19. Mo, io non so come facevo. Cioè, come faceva la gente prima della tecnologia a vivere? Aveva una vita vera. Perché? Cioè, mi sento proprio che, no, non voglio parlare di ansia, ma mi sta prendendo veramente male, perché innanzitutto vedo sul telefono che avevo ancora delle notifiche su Instagram e su WhatsApp da leggere, quindi ce l'ho lì e faccio madonna, devo leggere, ma non tanto perché voglio entrare su WhatsApp, ma solo perché mi dà noia il numero della notifica. Io non so la gente come fa ad averci mille notifiche di messaggi non letti e far finta di niente. A me mi danno noia. Il mio telefono deve essere pulito. E poi sono fuori dal mondo, ragazzi. Fuori. Ma l'avete visto? Sono uscito 5 minuti e ho speso 200 euro per le cazzate. Mi sta prendendo l'ansia, anche perché, cioè, anche solo per passare un po' di tempo, no? Su Instagram, io alla fin fine non faccio niente, vado, stalkerò i miei ex, guardo gli altri che sono in vacanza, metto dei like, lascio dei commenti. E non posso fare niente di tutto ciò. E lo so che è una cosa malata, e lo so che è una cosa che... OMG,
stai male. Però è assurda questa cosa, cioè tremo anche, non so. Io non so come farò ad arrivare a domani. E non è tanto il telefono, è che ho deciso di non accendere nemmeno il computer, di non ascoltare la musica su Spotify, quindi radio, quindi non accendere la televisione. Che cazzo faccio io stasera? Che cazzo faccio io fino a domani? L'unica è andare a letto tipo alle 9 e fino a domani alle 15 dormire, ma così non saprebbe di niente, ragazzi. Boh. Non pensavo, è ancora più difficile di quando decisi di smettere di fumare per una settimana, vi rendete conto? E questa mi fa capire che cioè, c'è qualcosa che non va, non tanto nella società, anche nella società ce ne sarebbe da parlare tantissimo di questa cosa, ma c'è qualcosa che non va in me, ormai cioè il telefono è diventato parte integrante della mia mano e anche il solo andare a vedere delle notifiche o andare a scrollare la home di Instagram era parte di me. Come la gente che legge i giornali sul tram, io scrollavo Instagram. E è una cosa strana e sarà oggetto di riflessione per parlarne con la mia psicologa. Chissà cosa dirà, mi farà internare. Raga, sono le 7 qualcosa, 7:10, è stato un quarto, su per giù. Mi sto annoiando così tanto che ho detto va bene, facciamo la doccia. Così mi faccio tutto lo scrub, tutto a modino. E passerò un'altra mezz'oretta così. Anzi, mi voglio fare anche i peli alle gambe. Ce l'ho fatta. Fatto tutto. Oh, Gesù Mario. Ragazzi, addirittura mi sono messo a fare palestra, voglio morire, vabbè, 5 robi. Non ce la fa più, mi tocca rifare la doccia. Ragazzi, ero a cena dalla mia nonna e c'era anche la mia cugina, che mi ha dato uno spoilerone incredibile, così, perché lei vive su Marte, non sapeva, non aveva letto sul mio Instagram che ero fuori dal mondo e fuori dai social, mi ha detto che sono uscite le copie di Temptation Island VIP. Ma state scherzando? Cioè io in un unico giorno dell'estate che decido di allontanarmi dalla tecnologia esce la notizia bomba dell'estate? Ma vaffanculo, ma è una gioia. Ma comunque è sempre così, eh. Io ogni volta che carico un video di gossip, che succede qualcosa, appena lo metto online su YouTube succede il finimondo. Un giorno che non guardo più Instagram, Facebook né niente, succede il finimondo. Ma vaffanculo. E ovviamente, siccome sono una vecchia ciabattona come voi e adesso piena di brufoli, eppure mi sono fatto anche lo scrub, vabbè, me l'ha fatto uscire tutti. Vabbè, anyway, mi sono fatto dire i nomi e ho detto Temptation Island VIP. L'unico che mi ricordo adesso è Erfaina. Ma cosa ci fa Erfaina? Soprattutto Erfaina è fidanzato, io no. Vabbè, anyway, se volete il video presentazione delle copie Temptation Island VIP, perché così almeno possiamo spendere minuti preziosi della nostra vita a parlare male di loro, come faccio ogni anno e come ho fatto anche a giugno per l'edizione normale appena conclusa, mettete like a questo video e soprattutto commentate dicendo sì Cristiano, fai il video commento sulle coppie di Temptation Island VIP, che VIP non sono. Prossimo anno ci posso andare anch'io, quindi mi serve un fidanzato, ragazzi. Comunque sono già le 10 di sera, già ancora, non so già più che fa, voglio andare a letto. Mi do la crema idratante per domani, tutta addosso, e meno male ho trovato questo aggiungino di Clarins Paris Boom Corp Super Hydratante Body Lotion, spero sia una crema idratante. Me la metto e poi mi metto a letto. Boh, mangerò qualcosa, qualche stuzzichino. Leggerò un libro. Perché andiamo a vedere. Aspettate, andiamo a vedere che libri c'ho.
No, vabbè, adoro. A parte la cassetta live delle Spice Girls che è qui, ma abbiamo 50 sfumature. Ho cercato il tuo nome. Io prima di te, fidanzata psicopatica. Adoro. Diario di una single incallita. Poi, come un uragano, le barzellette di Geronimo Stilton. Sex and the City, il film. Oxford è una cosa di italiano, di inglese. Mattia Pascal. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Le avventure di Robinson Crusoe. Io ti guardo di Irene Cao. Cao, ti casurpetto. Ma la cosa più bella sono i grandi felini dell'Happy Meal del McDonald's. Insomma, grandi letture a casa mia. Che tristezza, ragazzi. Sono già a letto, come potete vedere, con la divisa da letto, ovviamente. E alla fine ho scelto Cleopatra di Alberto Angela, perché l'ho comprato tipo qualche mese fa, perché voi sapete che tutto quello che riguarda Cleopatra, le morti dei suoi fidanzati, lei e la sua morte stessa, mi affascina tantissimo. E lo avevo comprato appunto volenteroso di leggerlo e tutto quanto. Poi Alberto Angela è sempre una garanzia. Ma alla fine, come ben potete vedere, avrò letto tipo 20 pagine a dir tanto, e quindi ne approfitto, dato che io a letto alle 10 e mezzo non ci sono mai andato in vita mia, penso, ma non so che fare, quindi penso che più dormo prima passa questo tempo e sono in crisi presa, e mi mancherà soprattutto stasera lo stalking di Instagram da parte di tutti quelli che seguo, ovviamente, e quelli che non seguo, ovviamente, con i miei profili fake. Mi mancherà tantissimo questa cosa, e quindi ho detto, vabbè, leggiamo, così magari mi viene il sonno subito. Peccato, avessi avuto il libro di Giulia Dell'Ellis, magari mi addormentavo subito, però ahimè, mai una gioia nemmeno ora. Quindi, detto questo, non voglio far durare questo video mezz'ora, sicuramente durerà di più. Ci vediamo domani con le ultime considerazioni? No, a parte no, perché non mi posso svegliare alle 3 direttamente, mi sveglierò prima, avrò ancora qualche oretta, vabbè, insomma, buonanotte, a domani. Buongiorno. Voglio morire. Mezzogiorno e mezzo. Ieri sera ho letto tipo il libro fino alle 3, alla fine sono arrivato a metà e nulla, mi sono svegliato con il rumore di un messaggio e ho detto guarda cosa sta succedendo. Praticamente mi si era riattivato il wifi, però non ho letto niente, anche perché tanto mancano tipo 2 ore e mezzo. E poi la ringa finale. Ora raghi, se siete ancora vivi dalla vista di me stesso medesimo appena sveglio, eccoci qua, sono le 2, manca ufficialmente solo un'ora. Io sono stato a fare shopping, ho comprato queste, ne ho comprate 15, quindi speriamo che mi c'entri tutta adesso. Manca solo un'ora e poi potrò iniziare a vivere. Raga, mancano 20 minuti e non passano più. Wow! Finalmente! Sono le 15 e quindi le 24 ore fuori dai social, dalla tecnologia, sono ufficialmente terminate, quindi andiamo a togliere ciaone. Oh, sono tornato. Ovviamente nessuno mi caca, nessuno. 11 messaggi, ma la prima cosa che faccio è andare su Instagram per, ovviamente, andare a vedere le storie o magari se ha postato qualcosa, quello che mi piace. Ah, le storie ci sono. Oddio, quante le ha fatte? No, è sempre al mare. Lui è divertissi, io a legge Cleopatra. Vabbè, andiamo a vedere il profilo. Ha pubblicato 3 foto. Buono, lo amo. Ma i messaggi cosa mi sono arrivati? Vabbè, niente di che.
però le mail, che stavo aspettando delle mail super importantissime. Anyway, ragazzi, voglio finire questo video il prima possibile, perché così almeno posso stare tutto il pomeriggio a controllare le mie notifiche. Devo dire che la cosa che mi è mancata di più è stata ascoltare la musica, perché come ben sapete ho deciso anche di non accendere radio, Spotify, queste robe qui, perché fa parte della tecnologia. Quello mi è mancato tanto, soprattutto durante i viaggi in auto e soprattutto in generale, perché io ascolto sempre la musica. Mi è mancato lo smanettare mentre facevo la cacca. E mi è mancato anche il rumore del suono delle notifiche del telefono, perché stamani, che non so per quale motivo il wifi mi si è riacceso sul telefono, mi ha svegliato un messaggio, il rumore della notifica del messaggio di WhatsApp, che di norma col cavolo proprio che mi sveglia una cosa del genere. Quindi, boh, sono malato? Forse. Che è successo in queste 24 ore? Niente. Mi sono sentito, devo dire, stamani, quando mi sono svegliato, più riposato rispetto a quando... Allora, io di solito la notte, prima di dormire, stalkerò su Instagram oppure guardo Netflix fino a tardi. Ieri sera, invece, mi sono letto il libro di Cleopatra. Ho letto tipo 200 pagine, non lo so, sono andato, ho letto alle 2, 2 e mezzo, non lo so. E devo dire che mi sono oggi, stamani, sentito molto più riposato rispetto a quando guardo uno schermo così del computer. È dura. Ho riscoperto, posso dire, quasi me stesso, nel senso che ho fatto delle cose che di norma non farei, ma solo perché mi annoiavo, cosa che normalmente con il telefono in mano, io se mi annoio vado su Instagram, vado su YouTube a vedere video, vado su Facebook a guardare la gente cosa scrive, cosa che non potevo fare. Lo rifarò? Sicuramente sì, perché ci vuole ogni tanto uno stacco totale. L'unica cosa è che mi sento fuori dal mondo. Non potevo sentire i miei amici, non conosco un numero di telefono a memoria, tutti i miei amici abitano lontano, quindi non è che posso andare tipo, boh, esco di casa, suono il campanello e usciamo. Quindi, boh, il telefono serve però, fino a un certo punto. Serve stare lontani dalla tecnologia per il mio portafoglio? No, perché come avete ben visto, ieri ho speso 200 euro non facendo niente praticamente. Però, insomma, mi è piaciuto molto questo esperimento sociale e lo rifarò. Quando sarò tipo depresso lo rifarò, mi serve molto per stare solo con i miei pensieri e solo con me stesso. Però adesso basta, devo andare a accendere il computer, monterò questo video e ve lo caricherò a sorpresa, quindi voglio tantissimissimissimi like, mi raccomando. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!